cuocere il polipo dobbiamo portare dell'acqua ad ebollizione o quasi. Metto un tappeto di sughero, questa è una cosa tradizionale che si fa da noi in Sicilia. Non so perché, però è così lo facciamo da anni e anni. Poi prendiamo il polipo e lo vado a mettere in acqua 1, 2, 3 volte, 4, finché vedo che i tentacoli non si arricciano. Ecco, dopodiché lo lascio. Per la grandezza di questo polipo, che è circa 400-500 grammi, lo vado a fare cuocere circa 15-20 minuti. Dopodiché lo tocchiamo con la forchetta. Vediamo la consistenza, deve essere cotto a tre quarti per la nostra ricetta. Nel frattempo che si cuoce il polipo, vado a tagliare la zucca a quadretti. Ho fatto una dadolata con la zucca e adesso andremo a continuare il piatto. Il polipo è cotto e adesso spengo il gas e lo lascio riposare 5 minuti nella sua acqua. Mi raccomando, alla fine non la buttate l'acqua che ci serve. Ho messo una cucchiaiata e mezza di aceto balsamico e adesso ci vado a sciogliere un cucchiaino di miele. Ho fatto rosolare le zucchine per circa 5-10 minuti e ci vado ad aggiungere il composto di aceto balsamico e miele. Lasciamo evaporare tutto l'aceto e poi mettiamo da parte per proseguire con la nostra ricetta. Ho tagliato il polipo in tre parti, ho lasciato la testa, i tentacoli, quelli, la parte più grossa l'ho tagliata a dadolini e i finali li ho lasciati per interi, questo perché hanno diversa cottura, però per la mia ricetta mi servono così. E adesso proseguiamo. Sto facendo scaldare molto una padella, gli metto un pochino di aromi per arrosto di pesce. Adesso qui ci andremo a rosolare i nostri tentacoli. Ho messo il polipo in padella e lo sto facendo tostare. Sembrerebbe che si stia attaccando, ma non è così. È proprio che si deve asciugare l'umidità. Poi in questa attaccatura che voi vedrete, qui ci andremo a rosolare, a continuare il piatto, perché questo è tutto il sapore, tutto questo che lascia è tutto sapore. Fra un attimo ci vado ad aggiungere l'olio. Filo d'olio extravergine e proseguiamo per altri 5 minuti. Fa degli schizzi, per cui proteggiamoci con un paraschizzi. Poi per poterli girare lo togliamo un attimino dal fuoco, scopriamo e rigiriamo. Nella padella con la zucca che mi è rimasta ci vado ad aggiungere il polipo già rosolato. La cremina ottenuta la vado ad aggiungere al polipo. Ci aggiungo anche un altro mestolo, metà circa, dell'acqua di cottura del polipo e completo la cottura a secondo dei miei gusti. C'è magari chi preferisce il polipo più molle, c'è chi lo preferisce al dente. Nel frattempo rimetto l'acqua su per cuocere la pasta, ma non un'altra acqua normale. Rimetterò l'acqua di cottura del polipo, la pasta l'andrò a cuocere lì dentro.